Oh, ok. Eccola là. Ah, vedi. Eccola là. Però... Eccola là. Eccola là. Eccola là. Unlock your full potential at Crack Addicts. È pure dolore, però. Qui. Ovunque. Proprio quella zona cervicale. Esplodono benissimo. Ok. Facciamo una mano, vieni. Allora, vediamo un po'. Spingi in alto, forte. Ok, stringi i denti per favore. Spingi in alto. Qua c'è qualcosa che non va, innanzitutto. Mi porti la mandibola di lato, spingi in alto. Ok, dall'altro lato, spingi in alto, appoggia semplicemente i denti l'uno con l'altro senza stringere i denti, i muscoli, spingi in alto, ok, quindi sembra che tu abbia un problema più di bruxismo, stringi i denti per motivi stressogeni, ok, infatti qui probabilmente ti fa male, vedi, guarda, ti faccio vedere, è molto facile che tu abbia questi muscoli deboli, i muscoli cervicali anteriori, spingi in basso, infatti vedi, neanche devo fare fatica, mi mantieni, guarda, uno e due, questi sono punti neurolinfatici dei muscoli della bocca, spingi in basso, infatti se non li tocchiamo tu qua ritorni fortissimo, vedi la differenza? Uno e due, mettiti faccia in su per favore, però abbiamo visto, mettiti giù, che le tue contratture sono più nella parte bassa della schiena, paradossalmente, quindi andiamo a testare comunque anche il sistema dei piedi, sistema plantare, qui fa malissimo, vedi? Qui molto di meno, ho ragione? Morbida, morbida. Ok. Mettiti a pancia in giù, prima, per favore. Mi dai le braccia per favore? Guarda, mantieni le braccia così, ok? Spingi verso il tetto, verso il tetto, resisti? Resisti, vedi che è molto debole, ok? Ora ti faccio vedere. Vedi, morbida, morbida. Eccolo là. Mi ridai le braccia per favore? Mantienile così, spingi verso il tetto. Adesso è fortissimo, vedi la differenza? Ti rimetti un attimo a pancia in su per favore? Questo libera i tuoi muscoli della bocca, ok?
Un sacco. Ora lo liberiamo. Ok, lo sentirà un piccolissimo click, indolore, guarda solo con gli occhi per piacere a sinistra. Ok, ora guarda a destra. Eccolo. Adesso fa più male? No. Morbida. Questa è un po' più bassa. Eccola. Oh. Tira un piccolo rumore che non è il tuo bacino, il lettino, ok? Sentirà un piccolo click, morbida, eccolo là, morbida, eccolo là. Sentirà un piccolo rumore sulla tua pelle. Questo è il tessuto connettivo che si sgancia proprio dalla parte vertebrale, eh? Morbida. Ora il lettino cadrà un po', sentire il rumore. Torna piano piano in piedi. Attenzione. Girati verso di qua. Benissimo. Intanto ricontrolliamo la rotazione della cervicale che adesso è super perfetta, vedi? E anche lì qua, vedi? Tutto perfettamente in linea, okay. E
se lo rifacciamo anche l'esame là, vediamo cosa rimane. Verso di me, fianco sinistro. Io sono mancina, quindi il lato sinistro è... Abbiamo trovato l'arcano. Verso di me. La spalla dove la metto? Così va benissimo, però gestisco io. Mantieniti così. Uno. Così, tieniti bene. Morbida. Eccolo. Abbiamo fatto. L'altra lata. Così. Uno. Su e rimane una vertebra la C4 a destra, alla tua sinistra, quindi seduta verso di là, verso di là, ok, questa qua fa male, vedi, senti solo un momento. Verso di là, sei super lineare. Qui faceva malissimo, va molto meglio, vero? Sì. Però mettiamo dei nastri, eh. Va bene, grazie per il... Grazie a te, sei stato bravissimo. Mi sento una nuova persona. Mi fa molto piacere. Ma cosa devo fare per queste contratture? Forse faccio una... Questo tipo di trattamenti servono proprio per far mantenere nel tempo tutto quello che diciamo facciamo già subito con questa stessa terapia, cioè una continuità, ecco, di lavoro ti permetterà di garantire proprio letteralmente al tuo povero collo di potersi muovere in modo adeguato, di non avere dolori, di non far sviluppare anche cefalee, mal di testa, ok? Ok. Quindi andiamo a studiare un attimo la postura di Olga, mostrando delle strutture primarie, ok, quando si studia un corpo umano, ok, a livello posturale, come ad esempio la mandibola, la posizione degli occhi, ok, quindi la mandibola intendo ovviamente il suo posizionarsi nello spazio, ok, nelle sue lateralità, nelle sue torsioni, nell'avanzamento o nella retrusione, che sono primarie anche dal punto di vista stomatognatico, ok, per un dentista o per chi studia insomma anche queste strutture. Io già subito posso avvisarvi che la mandibola, quando la troviamo in certe posizioni, ok, non è colpa di dove apparentemente si attacca, almeno non solo, che sono le ossa comunque temporali, però è colpa dell'osso occipite, che ora farò vedere nella realtà aumentata, che è il nostro osso, diciamo, posteriore, la parte posteriore della base del cranio, mentre gli occhi si agganciano all'osso che si chiama sfenoide, che nessuno mai ha sentito se non i terapisti, che non è altro che l'ossone, ok, che fa parte della base anteriore del nostro cranio, diciamo che è palpabile a livello, diciamo, manuale più facilmente proprio dove ci sono le nostre tempie, ok? Ma se notiamo il piano sul quale si sviluppano sia gli occhi che la bocca di Olga, possiamo notare che non sono perfettamente simmetrici, come non lo sono su di me. Abbiamo qualcosa in comune ora, ricordati. Abbiamo l'occhio destro, ok? Fammi vedere di nuovo prima che dico scemenze, esatto. Destro, che appare leggermente più in alto rispetto al piano occlusale, mentre la bocca risulta leggermente più in basso, ok? Questa è una condizione molto comune in realtà, anche se sembra strano da dire, e si chiama torsione. Metti, guarda, i denti così, fai un sorrisone. Possiamo notare che la linea interincisiva, per favore guarda bene, apri leggermente, chiudi, la linea interincisiva non è diciamo simmetrica rispetto a quella superiore, quindi la mandibola è slittata da un lato, giusto? Questo che cosa ci sta dicendo? Lo dico subito io, che l'occipite non è
diciamo simmetrico rispetto al piano degli occhi. Quest'altra disfunzione si chiamerà strain laterale e porta un pochino di scoliosi. Guardiamo un po' la postura di Olga. Cercherò di essere il più conciso possibile. Mettiamoci un attimo qua, Olga. Lei, come possiamo notare, ha la spalla sinistra più alta. Lo facciamo vedere con la nostra livella posturale, ovvero la nostra bollicina che, come potete vedere, è spostata a sinistra, vuol dire che la spalla è un po' più alta a sinistra. Il bacino invece fa esattamente l'opposto. Vedete che se ne va a destra. Eccolo qua, perché ovviamente c'è un piano inclinato a sinistra, quindi diciamo che, come è per gli occhi e la bocca, anche il bacino e le spalle non seguono l'andamento adeguato, ok? Possiamo notare che questa spalla, anche se paradossalmente si sentono dei muscoli superiori che sono un pochino tesi per vari motivi, però penso che lei si è allenata ieri, vero Olga? Qui abbiamo sicuramente, abbiamo la spalla un pochino più alta, abbiamo dei dolori più profondi, vedi che fa malissimo qui, sì. E anche la mobilità qui comincia ad attenuarsi, non in maniera patologica ovviamente, anche un po' per mostrare, okay, le problematiche, come le possiamo anche prevenire, non solo curare, però chiaramente la tensione del muscolo la si nota subito, vedi qua Olga che fa malissimo. Vediamo di testarlo questo muscolo, spingi verso l'esterno ed è debolissimo, ok? Spingi forte ed è super debole, ok? Se io vado a testare il controlaterale, spingi, sarà fortissimo, ok? Questo muscolo sovraspinato è un po' un muscolo che inizia la prima fase dell'abduzione della spalla e effettivamente, come abbiamo notato, qui la spalla è in una condizione di sofferenza in elevazione, il muscolo non riesce a contenere, non riesce a far bene il suo lavoro. Altra cosa che mi interessa, Olga, è capire se hai un corretto equilibrio. Ti posso chiedere di venire qua? Dammi le braccia, sì, va bene così, spingi in alto, mi rimani sul piede sinistro, spingi in alto e qua non funziona perché è il lato in cui hai anche il bacino un pochino più corto, ok, apparentemente ovviamente. Rimani sul destro, spingi in alto, invece è fortissimo, ok? Ora noi in pochissime semplici mosse andiamo a risolvere dal cranio, ecco, questa problematica, che tu ci creda o no. Ci mettiamo per fuori a pancia in su, così cerchiamo di dimostrare qualche cosa. Allora, posso chiederti, Olga, la mano un attimo? Certo. Spingi verso di me, ok? Allora, andrò a controllare questa disfunzionalità. Spingi, così dovrebbe essere debolissima, infatti. Lascia un attimo, spingi. Ok, così invece è fortissima. Sto facendo delle piccole stimolazioni. Allora, guarda, mi dai un attimo qui e mi fai, lascia, dei respironi. Respira, butta. Respira, butta, respira, butta, stop. Fammi vedere qui, spingi, adesso è forte, giusto? Ti posso chiedere di venire di nuovo in piedi? Qui? Sì, come prima, grazie. Mi sposto da questo lato, facciamo così. Sì, lo facciamo vedere bene alla telecamera. Spingi adesso verso l'esterno e sembra incredibile, ma il muscolo è già forte. Hai visto come spingi? Hai visto la differenza? Adesso girati verso di me, mi rimani sulla gamba sinistra, spingi in alto e improvvisamente è tutto forte. Giro la testa di qua, ok? Di qua. Allora, uno, guarda solo in alto a sinistra. Ora guarda in basso a destra e senti il click. Eccolo là. Perfetto, adesso scusami un po', guarda in alto a destra, guarda in basso a sinistra, eccolo là, correggiamo qui, respiro, butta l'aria completamente, prendi aria, butta l'aria, prendi l'aria ancora una volta, butta l'aria, eccola là, perfetto. Pancia in su, grazie, per favore, Olga. Mm-hmm.
piede al ginocchio, morbida. Girati sul fianco verso di me, per piacere. Questo problema non aiutare. Dall'altro lato, per piacere. Sporchiata, eccola là, ce n'è sempre qualcuno in più. Pancia in su, allora ti preparo un attimo i muscoletti per fare una tecnica che ti aiuterà un po' a sbloccare in allungamento questa cervicale. Aspetta, intanto questa c'è qualcosina morbido. Spingi contro il mio dito, ruota, sì, uno, resisti, due, lascia morbida, lascia, eccola là. Fantastica, vero? Dimmi se dà fastidio alle orecchie o da altre parti. No. Va bene? Un bel respirone, butta fuori l'aria, sentire un piccolo creep. Che dolore! No, merci. Questo aiuta a allungare tutto. Bene. Mi dai, guarda. Una e due. Mantieni forti le mani sulle spalle. Fai un respiro. Butta l'aria. Ok. Sei abbastanza libera adesso, eh? Molto bene. Fammi vedere un attimo il bacino, pancia in giù. Esatto, come avevamo visto prima. Respira, butta l'aria. Ok, sei abbastanza libera adesso. Vedi. Si riscalda adesso, ok? Questo si chiama Theragun Pro Plus. Fa male qui, vero?
Eccolo là. Sì, questi fanno sempre male. Questo fa molto meno male. Molto meno? Quasi non lo sento. Allora, qualcosina c'è, ok? Lo liberiamo, perché questi sono tipici, tipiche ossicina che danno fastidio poi alle spalle, paradossalmente, che tu ci credo o no? Eccolo là, infatti è subito bene. Possiamo togliere questi due. Vediamo se è bastato, ok? E non è bastato, ok? Quindi c'è ancora una difficoltà, ok? Leggerissima a sinistra. La correggerò in un modo inedito, ok? Utilizzando il mio attivatore, ok? Che col quale, ecco, si possono fare delle cose molto più interessanti di quello che spesso si vede. Ci sono delle sequenze ben precise. Oh, innanzitutto, come puoi vedere, qua non c'è più il dolorino, sì, che c'era prima. Ho ragione? Sì. Mi fai vedere per crescere in piedi? Ho messo il mio, eccolo là. Ritorniamo cortesemente sui quadratini e vediamo se, op, si è risolto tutto. Ah, allora, eccoci qua, vedi, è perfettamente in bolla. Scusa un secondo. Allora, e anche qui è perfettissimamente in bolla, vedi? Spero si veda bene dalle telecamere. Questo muscolo rimarrà forte, spinge all'esterno, ma molto di più di prima, ok? E rimani, come ti avevo fatto vedere prima, scusami, sulla gamba sinistra. Questa volta sarai stabilmente super forte, sì, anche se ovviamente lo era anche prima, solo che era molto più momentaneo, ok? Detto questo, il nostro trattamento è finito.